Buongiorno a tutti. Avrei voluto essere con voi, ma impegni precedentemente assunti non me lo hanno consentito. Oggi celebriamo, seppur in maniera anticipata, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 20 anni fa l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite immaginò di indicare il 25 di novembre come la giornata in cui il mondo dovesse prestare una particolare attenzione a questo problema tragico e che purtroppo continua ad essere un problema anche delle nostre società, anche delle società più evolute. E in occasione di questa giornata abbiamo immaginato di rieditare il nostro volumetto, Questo non è amore, e per rendere ancora più plastica l'impegno della nostra amministrazione su questo tema. 60 anni fa, il 7 di dicembre del 1959, con la legge 1083, nasceva il corpo della polizia femminile. All'epoca il focus dell'azione di questa neonata istituzione era la moralità pubblica, era l'attenzione alle problematiche minorili delle donne sul versante del lavoro. Oggi, per fortuna, i temi delle donne, i temi della violenza sulle donne, i temi della violenza di genere non sono più questione di moralità, sono un imperativo categorico della nostra società e della nostra amministrazione. Noi forti di avere tra le nostre fila oltre 15.000 donne che ricoprono i ruoli più diversificati, dall'agente al dirigente generale, abbiamo sviluppato nel tempo una particolare sensibilità. La legislazione si è evoluta, il tema dell'attenzione, il tema della protezione, il tema della tutela delle donne è sempre più diventato un tema prioritario. Ma io credo che gli strumenti, sia legislativi, sia normativi, sia amministrativi, hanno un'importanza decisiva, ma ancora più in questo particolare genere di problematiche ce l'ha il rapporto che si instaura tra la vittima, tra coloro che sono destinatari di queste violenze e chi è chiamato a salvaguardare la legalità e il rispetto della legge. Ecco perché l'incontro, il dialogo, il fare rete sono modalità ineliminabili in questo tipo di problematiche. E non a caso in questa nuova brochure abbiamo voluto dare un volto anche ai nostri operatori, perché come le vicende che riguardano la violenza non sono mai fascicoli, non sono mai procedimenti, non sono mai qualcosa di astratto, ma dietro ad ogni storia ci sono dei volti, ci sono dei vissuti, ci sono le sofferenze, le difficoltà di approcciare una scelta così difficile, che è anche quella di rendere pubblica la propria condizione di sofferenza. E quindi, dando un volto anche a chi sta dall'altra parte, abbiamo voluto sottolineare l'importanza di come in questo genere di problemi il rapporto tra persone, il rapporto tra individui è la carta vincente. E allora, se da un lato invito tutte le donne, tutti i soggetti vulnerabili a denunciare e soprattutto a denunciare nelle fasi iniziali del percorso di violenza, di sopraffazione, così invito tutti gli operatori, non solo pubblici, gli operatori delle reti antiviolenza, i magistrati, gli operatori di polizia, ad essere sempre particolarmente attenti. Quando una donna decide di denunciare, quando una donna decide di fare questo passo così importante, così complicato, perché molto spesso c'è vergogna, c'è paura, c'è diffidenza. E allora quel passo non può essere lasciato nella più assoluta solitudine
o nella considerazione burocratica a cui purtroppo spesso alcune vicende che ci riguardano possono in qualche modo lasciar pensare. Ogni storia è una storia a sé, ogni violenza è una violenza a sé. E quindi se rimarco positivamente iniziative come queste, perché queste iniziative attirano correttamente l'attenzione, ma come al solito la differenza la fa il quotidiano, la fa ogni giorno, ogni impegno, ogni occasione in cui c'è data l'opportunità di intercettare un bisogno, una sofferenza. E la risposta che diamo, la risposta che in qualche modo i cittadini, le cittadine che si trovano a vivere queste condizioni di sofferenza si aspettano, è la cifra più distintiva del nostro essere al servizio delle nostre comunità. Quindi buon lavoro, complimenti per l'iniziativa e noi siamo consapevoli che queste battaglie sono battaglie complesse, il percorso è lungo, ma se lo percorriamo insieme con la stessa intensità, con lo stesso impegno, con lo stesso coinvolgimento emotivo, quel impegno dell'eliminazione della violenza contro le donne passerà da un ambizioso proposito a una realtà concreta.